In testa sua con ragione. Non ti mangiare l'osso. Tutti questi fiori, queste erbe, loro vengono la carne viene molto molto. Ma voi, voi fate il coniglio in gabbia, l'allevate sì, così. Questo coniglio. Allora, però a Ischia che... quello che è famoso è il coniglio di fosso. Questa è la stessa razza, io l'ho trasferito in rete. Perché io al fosso domenico non ci credo. Perché sono tutto stronzato. Sai perché sono stronzato? No. E mo ti spiego. È tutta una storia. Sì, voi sentite. Come no? Questo è interessantissimo. Quanto i conigli si facevano nella fossa? E il buco, noi l'abbiamo tenuto pure noi. La coppia, c'erano quattro donne, quattro femmine e un maschio. Sì. Siccome che avevano questi cunicoli, si infilavano. Ma se li scavavano loro? Sì. Cioè, l'uomo faceva solo il fosso. Solo il fosso. Poi ci buttavi con i denti e loro si organizzavano. No, si faceva un inizio. Un inizio di buco. Di buco, poi loro continuavano. Ah. Quando... Che succedeva? Che le femmine, solo il momento che andavano in calore, venivano prese dal maschio. E le dico il periodo che andava in calore era dalla metà di febbraio alla fine di giugno. E ti faceva tre figliate senza controllare, perché tu se c'hai i piccolini piccoli, come quella là che ce la guardi, quelli là che stanno nella cassetta là, guardi, stanno sotto la mamma, guarda. Riesci a vedere? Eccolo là, sta tu qua. Che carini. E vedi che è là. Hai visto? Che bello. Appena che io, il maschio la prende, lui perde il latte, automaticamente. Ah, appena la prende la seconda volta, lei perde il latte. Perdendo il latte, i piccolini muoiono. Allora c'era una perdita di animali del 70-80%. Invece io adesso lo controllo io la situazione. E quindi li fa accoppiare tu quando è il momento? Ogni tre mesi. Ogni tre mesi. Così la donna, la femmina non perde il latte e fa crescere i piccoli. Ecco, ho capito. Ma vedi questi qua? Questi qua il maschio non gliel'ho messo ancora. Questi qua, mo se te li prendi in mano, questo è mezzo chilo. E la settimana prossima è un chilo. E io metto il maschio, in modo che lei, fra 30 giorni, che fa ogni 29 giorni. Allora, per quanto riguarda il fosso, sono stronzate. Sì. L'animale, però per quanto riguarda... l'animale a parte la razza, questo qua, sai come si chiamano? No. Questi qua? No. Questi si chiamano furie rosse. Furie rosse? Furie rosse. Perché è quasi una lepre, praticamente. Furie rosse. Questi qua si chiamano. Allora, questo animale qua è un animale che tiene un filo di pelle addosso, non ha pelle, molto sottile, è tutto frutto dentro e poi sono saporitissimi. Però è dovuto sempre all'alimentazione. Allora il fosso, non ci crede a dire le stronzate nel fosso, l'animale che cammina. Basta che, vedi qua, questi hanno mangiato ieri, ma sa quando mangiano un'altra volta? Domani, oggi digiuno, perché deve pulire l'intestino. Domani pulito. Certo. Io mi sono affidato a un tecnico perché io perdevo il 40% degli animali. Certo. Questo è interito, perché l'animale, quando l'animale sta all'ozio, no? Non ha niente da fare. Quando stavano. Sta all'ozio perché sta in gabbia. Nel cemento, no? Allora gli rimaneva la paglia e lui mangia sempre. E il magliare gli fa male. Allora i mulini morivano. Sempre cassa in diritta. Però o acuta, durzava la panza così, e schiatta, oppure diarrea. Due forme, però è sempre quella. Sempre la porta poi alla fine. Poi la morte ci sta niente da fare, invece ma no. Quindi nel fosso succedeva questa cosa perché non potevate manco controllare il cibo. No, perché tu ci mandavi l'erba, perché ti si mangiava quando volevi. Quando volevo tu. Ti mandavi la terra. Ho capito. Allora tu tenevi una perdita di animale esagerata. Come io ci ho cominciato. Papà, lui è caisca e ricomincia ci faceva le campane. Il fuoco gli veniva e poi d'estate veniva ricomincia. Tanto a quell'epoca conigli da fuori. Quindi diciamo che tu sei quasi più un allevatore di conigli. No, un allevatore di conigli lo faccio per passione, mi piace. Io ho questi qua, i tenimici, i mangiamo, i regali. Io ho tanti amici. Allora uno da una mano in da terra fa qualcosa, tutte lì, non la dico, non è tra la ferro, via tre, quindi ci via. Ok? Una volta che ho trovato, tipo, faccio mangiare questo qua. Quello perché mo non sono stata
O sono taci, fa portare la cilia, porta no. Non mangiate là. No, no, preferisco mangiarmelo qua con voi. Perché io voglio mangiare fatto dalle mani di chi lo sa fare. Insomma. Insomma, se voi tornate a venire da stagione, ve lo fate sapere. No, io sicuramente vi chiamo e vengo a fare. Però ce l'ha ma fa proprio il caffone e voi, un bello coniglietto, ce l'ha ma mangiato. Sì. Ma è tra tavolo il caffone. Loro quando vengono a tavolo? Verranno a settembre, penso a settembre. A settembre, loro poi sapono, qua c'è un buon venire. Io ci mangiamo. Ma per il primo piatto con il sugo, prima il carne di coniglio, quale pasta preferisci? Il bucatino. Sì, perché? Sì. Bucatino. È perché il sugo va dentro. Allora, cioè, il coniglio, viene fatto di due modi. Se lo vuoi fare all'ischitana, lo fai all'ischitana, però puoi conciare poca pasta. Se la sono poche persone, coniglio fatto all'ischitana va bene. Tu su friuni nell'olio, un po' di olio in più. Sì. Appena il coniglio è dorato, lo togli dall'olio e gli metti due pomodori, il vino, l'aglio già l'hai fatto, diciamo, messo nell'olio. Sì. Appena i pomodori sono cotti, 10 minuti, pigli un cacciuto. Ma qualcuno dice che il segreto di quella all'ischitana è nella piperna. Lascia sta. Non è È il lato di foriglio. Ah. Ognuno c'ha il suo. Qua non esiste la piperna. Ah. Io non la conosco neanche. La piperna com'è. È una specie di timo. E diciamo che è una spezia. È una spezia. Però. Non quindi nel lato, questo lato di Ischia non si utilizza. Allora, questo è per quanto riguarda alla cacciatura, ma diciamo all'ischitana. Ci mettete aglio o cipolla? Aglio, cipolla no. Solo aglio. Perché invece a Procida ci mettono anche la cipolla. No. E dolce la cipolla, e quella opa diventa dolciastro. L'aglio serve solo per darci profumo, non è che la mangia, solo qualcuno suo mangia. Ma l'aglio come lo mettete, intero o lo sbucciate? No, a spicchi. E qualcuno lo mette anche sano. Poi, se lo vuoi fare col sugo diverso, allora là cambia la cosa. Quanto l'hai soffritto il coniglio, nell'olio, addirittura là puoi usare anche il lardo. Sì. Buonissimo. Esatto. Lardo fatto da noi, quello sempre da maiali cresciuti da noi. Da Pietro Paolo noi così l'abbiamo mangiato, lui lo cuoce nel lardo. Allora, fai, metti il lardo a squagliare, lo spizze. Lo metti a squagliare, quanto è? Diventa sugna. Diventa sugna. Ti soffri un coniglio. Esatto. Quanto il coniglio è cotto? La stessa cosilla. Togli il coniglio e metti la conserva, l'estratto di pomodoro. Esatto. L'estratto di pomodoro. La conserva. La conserva, quando ti lingua. Perché voi fuori riuscite a fare i pomodori? Io c'ho la sacca magna, ci fa 10 quintali di pomodoro. Addirittura? Ma che qualità di pomodori fa? Tutto cosa. Volevo chiedere. Facciamo, mo stiamo usando molto questa riga, riga grande, riga piccola. E qual è il pomodoro più indicato per fare il bucatino del colconiglio? No, è uguale, basta che non ha pomodoro, non anche le conserve sono fatte miste di tutti i pomodori. Per quanto riguarda poi, diciamo, il coniglio alla cacciatura, metti sempre pomodori piccoli. Sì. O metti questi siciliani pachini che abbiamo preso ragazzi noi, oppure questo che è stato come i si chiama? I datterini, che abbiamo piantato pure noi queste razze qua. Sì. Addirittura stanno facendo il semente noi e ci facciamo noi i piantini. Questo piantino è accattato buon che hanno messo in mano tutto quello. Allora ti stavo dicendo per quanto riguarda la pasta fatta al sugo, togli il coniglio dall'ardo, lo metti a parte e squaglia la conserva nell'olio. Nell'olio, che dove hai fritto il coniglio. Dove hai soffritto il coniglio. Perfetto. Poi dipende tu quante persone hai per cominciare la pasta e la ti devi regolare con l'acqua. Devi aggiungere l'acqua, no chissà quante, e devi fare il sugo per cuocere. Più o meno un bicchiere d'acqua a persona devi considerare. No, più poco. Meno. Quello poi l'acqua, mantenerla in della si evapora anche un po'. È chiaro. Puoi mettere, se non vuoi mettere conserva proprio, assoluto, puoi mettere sia conserva e sia
e sia pomodoro che venga fatta a sugo e fai metà e metà. Mia moglie sai che fa? Fa una metà così di coniglio e una metà a cacciatore, poi unisci i due sughi e viene un misto fra cacciatore e ingopparosta, è un buon coniglio, non è? Però mia sorella c'ha la mano di mia mamma a casa nostra con gli aveva fatto sempre a cacciatore. Al sugo, no? No, al sugo. Sempre al sugo. La cacciatore stiamo facendo mo. A me l'hanno scorso. Noi siamo stati a me piace di più la cacciatura. A me piace di più che è un po' più chiaro. Siamo stati 15 persone qua all'anno passato. E ma fa un via cacciatore 15 persone? No, no, facile. Ci vuole lui. No, ma dico. Ci vuole l'olio. Ci vuole parecchio olio. Ci vuole l'olio. E parecchio coniglio. Quattro conigli. Pasquale, un amico mio che mi viene a cucinare, io non mi sono buttato in baracca, stavo, però qualcosa capisco. I conigli facevano tutto, dopo il fornello. Sì. Non muovendo i rossetti, i facevano. Sì. Oh, non dai lui, è là dentro. Sì. Ci mettevano il pomodoro che c'era pure un po' d'acqua, sì. Esausto. Sì. Noi cominciavamo un bucatino, sai che facevamo? Ti ricordi tu pieno di quando? I perciatelli. Tieni una cinquantina d'anni. Pochi meno. Qualche cosa in meno. Allora ti puoi ricordare la pasta di Vogliello di Napoli, ecco, la famosa. I zitti. Spezzate. E poi a Dagoce pure che le pa. Ma prima quella era l'unica pasta che esisteva. E allora che faccio? C'erano solo i zitti. Spezzai una pasta. E poi pure chi come si fa la genovese pure. Però a Genovese si fa un più piccolo. No, dico come la pasta ideale per la genovese sono i zitti. Però se tu fai i mezzani, usai un mezzani. Un mezzanino. Un mezzanino, ma ancora meno. È vero, buonissimo. Ora l'ultima cosa volevo chiedervi, la differenza fra il concentrato che oggi fanno di pomodoro e la conserva che si faceva una volta. È lo stesso, dipende sul gafo. È la stessa cosa? La stessa cosa. Ma come si faceva prima la conserva? La conserva allora, ultimo, sapete? La conserva prima, sai come si faceva? I pomodori non erano come questi di oggi, erano più grandi, erano molto acquosi. I pomodori si spaccavano, erano quelli ricci, quelli mostrati, così. E si tenevano al minimo un giorno e mezzo al sole, che aveva asciugato e la parte dell'acqua. Spaccavano dall'acqua. Esatto. Poi dopo si pigliava un setaccio e si spremeva in mano, vedete com'è mo? Stava la macchinetta. Giornata in te, mezza giornata, mia madre a spremere. E per questo dico, allora rispetto a quella conserva, come si dice a Napoli, che si faceva una volta, e il concentrato di oggi, c'è una differenza di sapore? No, è lo stesso. È lo stesso? È lo stesso, la mente dipende tu come fai. Noi oggi sai come facciamo? Dipende dalla qualità del pomodoro, a prescindere da come poi lo fai il concentrato. E dipende anche da dove nasce, perché si nasce nella zona di questa, è molto asciutto, è molto più saporito, perché tu hai pensato che tutto quello che tu fai nelle zone aride è molto più saporito di quello che fai nelle zone umide. La differenza del terreno è diverso da risultati diversi, però da pure prodotti diversi. È chiaro. Tu hai visto i pianificati? Dico, però la tecnica, il fatto di seccarlo al sole, il pomodoro, gli dà una consistenza diversa anche come ma viene seccato. Ma su di fa poca roba. Se invece praticamente tu fai il concentrato. Lo fare, no? Io oggi sai come fai? A macerarmi il pomodoro. Siccome che il pomodoro rispetto all'acqua è più pesante. Sì. E allora tutto il pomodoro scende giù. Tu sai che fai? Pigliamo il recipiente dove sta, dopo 24 ore. In modo che quelli scendono tutto quanto. E io mettiamo, io facciamo, abbiamo una tromicella e l'uomo tutto l'acqua pulita. Lo portiamo quasi a zero, il pomodoro, il concentrato di pomodoro. E poi lo mettiamo a seccare al sole per 4-5 giorni, dipende dal sole che hai. Quindi voi ancora lo fate così? Allora, perché come lo fa? No, perché dico, no, stanno, via fuori, stanno anche con le macchinette come lo fanno no, oggi. No, lo fanno con gli assecatori, non lo so. No, quindi ancora insomma, sempre fate quella tecnica là. Sì. Ma secondo voi, sulla pizza, quella che si faceva in casa una volta, qual è il pomodoro da utilizzare?
ideale. Questo non te lo perché non è mestiere mio. No, dico la pizza fatta in casa, quella. Ma pomodoro ci mettere la pomodoro normale, diciamo. Fresca. Pure fresca. Pomodorino l'ho schiattato sopra così. Le cose fatte molle. Sono le prime. Sono le prime, ma ci sono questo modo. Grazie. Bellissimo, questi qua sono dell'albero vostro. Sì, la pianta della terra. Sono extra bio. Guardate come gliel'ho fatto mangiare l'ultima volta qua.